Ben ritrovati alla liturgia del giorno 24 aprile 2020, venerdì. La prima lettura porta un po' a compimento quello che è stato il percorso che abbiamo visto fino adesso, la maggiore sempre espansione della predicazione apostolica, le minacce ripetute da parte del Sinedrio, dei Sadducei, vediamo anche anime diverse che però convergono. E qui siamo al discorso di Gamaliele, famoso dottore, probabilmente è stato anche il maestro di San Paolo, e lui dice una cosa chiara: questo è un fenomeno che ci deve interrogare, perché potrebbe venire da Dio. Noi siamo così sicuri di amministrare le cose di Dio, talmente sicuri, che abbiamo quasi identificato il nostro modo di pensare con come la pensa Dio. Questo è il rischio di tutti quelli che esercitano un potere, identificare col proprio pensiero il potere che esercitano. E Gamaliele gli dice: fate attenzione a non lottare contro Dio. E guardate che la situazione era talmente compromessa che, seguendo il consiglio di Gamaliele, gli fanno fustigare. Ma gli apostoli? Gli apostoli sì, sono rimessi in libertà, ma se ne andarono lieti di essere stati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Probabilmente questo oltraggio, questa fustigazione, non è la flagellazione romana, che assolutamente non era praticata dai giudei, ma sono i famosi 39 colpi, cioè dati pubblicamente per correggere i giudei indisciplinati. Paolo dirà nella sua vita che ha ricevuto per ben 5 volte i 39 colpi, quindi era, diciamo così, un giudeo abbastanza indisciplinato. Eccoci. Il salmo che risponde a questa lettura è ancora il salmo 33-34, ma questa volta nella centralità della richiesta e dello sguardo rivolto a Dio. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Vangelo che abbiamo questa oggi inizia un nuovo percorso. Come avete visto, abbiamo già dedicato del tempo al capitolo terzo, il discorso con Nicodemo. Stiamo rileggendo il Vangelo di Giovanni alla luce della Pasqua, della comprensione nuova della Pasqua, dell'insegnamento del Maestro. E così abbiamo rivisto: dovete rinascere dall'alto, eccetera, legato evidentemente alla rinascita dello spirito. Adesso rileggiamo un segno importantissimo come quello del pane. Oggi leggeremo il segno vero e proprio, cioè la descrizione del segno e la narrazione del segno, e poi dalla prossima settimana cominceremo a affrontare tutto questo capitolo con il discorso che il giorno dopo avviene. Ascoltiamo comunque questo Vangelo e poi facciamo qualche riflessione conclusiva insieme. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci,
Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù. Fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Il discorso di Gamaliele. Sono da punire comunque. Cioè, il discorso fatto da Gamaliele salva la vita ai discepoli, ma questi sono da punire. Questo è poco ma sicuro. E infatti li fanno fustigare. Gli apostoli sono lieti, degni di subire oltraggi per Gesù, di essere stati associati al Maestro. Capite la trasformazione della mentalità degli apostoli? Non vivono semplicemente per il Maestro, ma ne sono l'estensione, la continuazione. E quindi il segno della persecuzione è un segno che avvalora questa loro predicazione. Il Salmo: una sola cosa ho chiesto al Signore, prima di tutto stare con Lui. E capite che allora, prima ancora di migliorare le nostre azioni, noi dobbiamo purificare i nostri desideri. Perché se non desidereremo soltanto il Signore, non abbiate paura, le nostre azioni non saranno certamente in linea con quello che al limite vorremmo. Sono i nostri desideri, dove vuole stare il nostro cuore, che ci dice come saranno le nostre azioni. Iniziamo questo capitolo lungo del Vangelo di Giovanni, il più lungo, consta di ben 71 versetti e lo leggeremo quasi tutto. Lo scopo dell'Evangelista, oltre che raccontarci il segno, è farci comprendere la portata del segno, per questo è così lunga la spiegazione successiva. E l'Evangelista mette in risalto l'intenzione di Gesù, sapeva bene quello che stava per fare. Avrebbe anche, oltre sfamato tutte quelle persone, interrogato molte coscienze. Il segno produce la reazione della folla, vogliono prenderlo per farlo re. Gesù però si ritira sul monte da solo. Non è la regalità di questo mondo che cerca, come dirà di fronte a Pilato. Io sono nato per rendere testimonianza alla verità, non per regnare in questo mondo. Naturalmente la folla gli dona, nel linguaggio che conosce, quello che ha. Ma Gesù gli guida più in alto. E così il giorno successivo dovranno veramente camminare molto rispetto a quello che Gesù gli dirà. Non aveva fatto quel segno per esaltare se stesso, ma per rivelare l'unico vero cibo, la sua parola. Avete capito bene? La sua parola. Questo testo lo leggiamo spesse volte riferito all'Eucaristia e ha certamente alcuni versetti che orientano in quel senso, ma il suo vero cibo, e lo vedremo piano piano leggendo questo testo, è la sua parola. Che è spirito, mentre la carne non giova niente. Abbiamo finito anche oggi. Vi auguro una buona giornata.